ci saranno una marea di dati, io posso compendiarli in alcuni indicatori molto particolari, molto utili a capire qual è la dinamica economica di questo territorio. Sicuramente uno dei dati che ci impaurisce è quella dell'impoverimento delle famiglie. Abbiamo circa un 24% di famiglie sulla soglia della povertà, imprese giovanili in crescita circa il 14%, che fa ovviamente anche il pari con le imprese al femminile, che sono circa il 25%. Abbiamo imprese straniere e questo può essere un dato da un versante confortante, perché chi evidentemente è immigrato sul nostro territorio ha deciso di fare impresa su questo territorio. Mi auguro solo che non sia in gran parte frutto dell'invasione cinese. Evidentemente abbiamo una qualità alberghiera tra le migliori d'Italia. Abbiamo insomma i presupposti anche nella negatività per svolgere il nostro ruolo in termini economici come imprese e come consumatori. È chiaro, abbiamo una crisi dei consumi che continua a persistere, questo sicuramente non ci fa essere ottimisti da questo versante, perché il 75% dell'occupazione è sbilanciata sui servizi e sul commercio e ovviamente il calo costante e continuo dei consumi ci preoccupa dal versante poi occupazione. Basta solo la crisi a spiegare gli indici negativi in determinati settori, o la mancanza di idee, l'eccessiva burocratizzazione per quanto riguarda l'effettuazione di investimenti in determinati settori dell'economia e del territorio? Ma guardi, io constato che in questa provincia c'è una impresa innovativa, un'impresa che va al passo coi tempi, che innova, che prende nuova tecnologia, che brevetta nuovi prodotti. Evidentemente c'è una indicazione generale che va alla politica che purtroppo non basta solamente essere imprese, bisogna abbattere, io credo, il costo del lavoro, bisogna probabilmente non criminalizzare troppo l'impresa come spesso si fa sui controlli, bisogna insomma, secondo me, in questo momento accompagnare un processo di impresa in maniera graduale, direi soft, come dicono gli americani, dolce, e non io estremizzare. Ho sempre parlato di sviluppo uguale infrastrutture, o viceversa, infrastrutture uguale sviluppo. Quindi quando parlo di infrastrutture non parlo solamente dell'aeroporto, del porto e di tutte quelle infrastrutture primarie, autostrade e strade. La viabilità interna e la fruibilità del territorio spesso è quella dove si gioca la partita maggiore. È chiaro che noi abbiamo il territorio del Cilento soprattutto tagliato in due, non abbiamo messo in campo evidentemente una politica per risolvere appieno questi problemi, e oggi evidentemente in un contesto in cui noi abbiamo una media di presenze per turista superiore di quasi 3 giorni al dato Italia, evidentemente rischiamo di perdere questo primato perché il turista evidentemente ha la necessità di muoversi rapidamente, di raggiungere le località, di visitare il territorio, e questo sicuramente per buona parte del nostro territorio oggi non è possibile. L'aeroporto? L'aeroporto fa parte di quelle infrastrutture nevralgiche, strategiche di questo territorio, ci stiamo lavorando, ci auguriamo di portare a compimento almeno la messa a regime di questa infrastruttura, perché questo sarebbe e costituirebbe l'unico volano di sviluppo.